Cari amici vicini e lontani, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Sanremo per tutti, vale a dire la storia del festival, spiegata talmente facile che anche un fringuello la capirebbe. Oggi vi racconto la storia della 28esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in scena dal 26 al 28 gennaio del 1978 al Teatro Ariston. Lo so, qualcuno avrebbe preferito la fiaba di Cappuccetto Rosso o di Pollicino, ma vi dovete accontentare. Alla conduzione troviamo il comico Beppe Grillo, che all'epoca faceva solo quello, affiancato dall'annunciatrice televisiva Maria Giovanna Elmi, dall'attrice Stefania Casini e dal patron Vittorio Salvetti, al suo ultimo mandato da direttore artistico. Un festival che potremmo definire strano, perché veniva comunque da una positiva precedente annata. Per certi versi bastava limitarsi a ripetere la stessa formula, e invece no, tutto viene stravolto per l'ennesima volta, compreso il meccanismo della gara che prevede la suddivisione di 3 gruppi, ovvero cantautori, interpreti e complessi. 3 per ogni categoria passano in semifinale e uno solo in finale, arrivando al podio che vede al terzo posto Rino Gaetano con Gianna, alla sua unica presenza in Riviera. Al secondo posto la 16enne Anna Oxa, al suo debutto con Un'emozione da poco, firmata da Ivano Fossati, e al primo posto il Mattia Bazar con E dirsi ciao. Tra gli altri artisti in gara segnaliamo le presenze di Marco Ferravini con Quando Teresa verrà, Laura Luca con Domani domani, Dora Moroni con Ora, Ciro Sebastianelli con Il buio e tu, Iscola Cantorum con Il mio amore, Santino Rocchetti con Armonia e poesia, e i Daniel Santa Cruz Ensemble con Mezzanotte. Tra gli ospiti musicali di questa edizione ricordiamo Bonnie Tyler, Grace Jones, Loredana Bertè, Fred Bongusto, Julio Iglesias, Gigliola Cinquetti, Patti Bravo e Riccardo Cocciante. Dopo qualche anno in sordina, la kermesse canora ricomincia a rimettersi in moto, pur venendo boicottata in tutti i modi anche dalla stessa organizzazione. Pensate che in TV viene trasmessa soltanto l'ultima serata, ma le prime due non vanno in onda nemmeno in radio, quindi le hanno viste soltanto quelli presenti all'Ariston. In qualche modo Sanremo era un condannato a morte che aspettava soltanto l'arrivo del boia. Peccato, perché le canzoni stavano tornando ad avere un ruolo. Le nuove leve non erano certo degli scappati di casa. Ne rappresenta una dimostrazione la presenza di Rino Gaetano, a cui rivolgiamo un doveroso omaggio. Seppur abbia partecipato una sola volta al festival, la sua apparizione non passa di certo inosservata, non solo per il suo stravagante abbigliamento, ma per quel modo anticonvenzionale di stare sul palco e di strimpellare con disimpegno l'ukulele. Gianna è una canzone che non amava particolarmente, ma che per uno strano scherzo del destino diventerà una delle più conosciute e apprezzate dal pubblico. Il successo post-sanremese del brano oscura l'impegno sociale e le opere scritte in precedenza, al punto da portarlo a rinnegare quella sua stessa partecipazione, dichiarando di aver lottato invano per portare in gara un pezzo con un altro tipo di messaggio, vale a dire Nun te reg più, rilasciata l'estate seguente, subendo non poche censure a causa del fitto elenco di nomi e cognomi pronunciati. A quasi 40 anni dalla sua prematura scomparsa, Rino Gaetano resta uno dei baluardi della nostra canzone d'autore, cinico e spregiudicato come solo i poeti e i giullari sanno essere. Spesso chi parla di lui tralascia dettagli rilevanti, si limita a definirlo un menestrello che si prendeva gioco del potere attraverso la sua musica, sminuendone estro e sensibilità artistica. Chi non conosce la sua storia si limita a ricordarlo fischiettando il ritornello di Gianna, ma Rino Gaetano era molto di più, vale a dire un cielo infinito di parole blu cobalto. Veniamo ora ai fatti dell'epoca. In Italia, il 16 marzo, Aldo Moro viene rapito dalle Brigate Rosse. 2 mesi più tardi viene ritrovato il suo corpo senza vita. Il 22 maggio viene approvata l'interruzione volontaria della gravidanza, ovvero l'aborto diventa legale. E l'8 luglio Sandro Pertini viene eletto
eletto Presidente della Repubblica. Ma il 1978 è ricordato come l'anno dei tre papi. Il 6 agosto muore Paolo VI. Poco dopo viene eletto Albino Luciani, vale a dire Giovanni Paolo I, che scompare improvvisamente dopo soli 33 giorni. Il 16 ottobre si affaccia su Piazza San Pietro il polacco Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II, che guiderà la Chiesa Cattolica verso il nuovo millennio. Il suo pontificato durerà per ben 27 anni. L'anno seguente Nil Deiotti è la prima donna ad essere eletta come presidente della Camera dei Deputati. Il 27 agosto in Sardegna Fabrizio De André e Dori Ghezzi vengono rapiti, un sequestro che durerà per ben 117 giorni. In Liguria va in scena la 29esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che ha avuto luogo al Teatro Ariston dall'11 al 13 gennaio 1979. Alla conduzione torna per la decima volta Mike Bongiorno, affiancato dall'attrice Anna Maria Rizzoli. Dopo un'apparente ripresa, la popolare manifestazione registra l'ennesima battuta d'arresto, vale a dire un'annata decisamente sottotono, che porta alla vittoria lo sconosciuto Mino Vergnaghi, che si impone sul gradino più alto del podio con il brano Amare, un debuttante che nel tempo saprà imporsi e reinventarsi come autore, componendo le musiche di diversi pezzi di successo, tra cui Diamante di Zucchero e Di Sole ed Azzurro di Giorgia, che lo riporterà in Riviera ben 22 anni dopo, aggiudicandosi il secondo posto. Una piccola rivincita, anche perché il povero Vergnaghi vanta un primato nella storia del festival, perché pochi giorni dopo la vittoria la sua casa discografica fallisce, di conseguenza si ritrova senza alcun tipo di sostegno e con i dischi che vengono stampati solo in minima parte, quindi senza alcun tipo di promozione e distribuzione. Che sfiga però! 22 le canzoni in concorso, affidate alle voci di soli 6 veterani, se possiamo chiamarli così, vale a dire i Camaleonti, Antoine, i Collage, Ciro Sebastianelli, gli Opera e Umberto Napolitano, oltre a una lunga sfilza di esordienti, tra cui citiamo Marinella, Enzo Carella, i Pandemonium, il comico milanese Enrico Beruschi, Gianni Mocchetti, Franco Fanigliulo e vi risparmio tutti gli altri. Tra gli ospiti di questa uggiosa annata ricordiamo Tina Turner, Kate Bush, Demis Roussos, Al Jarreau, Iva Zanicchi, Riccardo Cocciante, i Mattia Bazar e Patti Pravo. Tra i 45 giri che ottengono maggiore popolarità all'indomani della kermesse ricordiamo Barbara, Sarà un fiore, A me mi piace vivere alla grande, Quell'attimo in più, La gente parla, New York, Bimba mia, Il diario dei segreti, Impazzirò, Nocciolino, Autunno, Cadono le pagine gialle e L'ironica, Tu fai schifo sempre. Dopo le tre edizioni curate da Vittorio Salvetti, la direzione artistica viene affidata nuovamente nelle mani di Gianni Ravera. A lui il compito di riportare il festival in auge, prima che sia troppo tardi, di riconquistare l'interesse dei cantanti e delle case discografiche e di conseguenza del pubblico italiano. Il primo passo verso la ripartenza è snellire il meccanismo di voto, tornare ad una sorta di normalità. Niente più regolamenti da giochi di società giapponesi. La semplicità è sempre stata la chiave del successo di Sanremo. Cari amici vicini e lontani, si conclude anche questo appuntamento, così come si chiude anche un decennio fatto di alti e di bassi, di anni di piombo e di contestazioni. Il festival non se l'è passata bene, ma ha tenuto botta, ha resistito, per fortuna direi, visto e considerato il grande rilancio che avverrà negli anni 80, di cui ci occuperemo a partire dalla prossima puntata. Ciao belli! Ah, ci salutiamo con la canzone più rappresentativa di questi anni 70. La prima è un titolo abbastanza singolare, Tu fai schifo sempre. I Pandemonium rappresentano un po' la nuova scuola musicale che va tanto di moda in questo momento in Italia, cioè si presentano in tanti, cantano, suonano e ballano. Ecco, li vedete entrare adesso vestiti nei modi più strambi ed eccentrici. Partiamo con chi? Con i Pandemonium. Certe volte mi chiedo
se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei bella, sei fragile, sei un fiore, ecco, sei un fiore. E svegliati una buona volta, smettila di sognare. Io, sai cosa ti dico? D'amore per te e tu mi tratti così, ma chi credi di essere me? L'unica donna che c'è sulla terra. Ma sai che ti dico? Tu fai schifo te, tu fai schifo anche di notte, un fiore, una rosa, come rosa, e poi è arrivato Sofia Loren, Ursula Andres, un fiore, lei si illudeva di essere un fiore. Quale fiore? Un fiore!